80 anni e non sentirli, amici miei, 80 anni e non sentirli. Sigla! Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale Official Channel, sono Maga. Oggi nuovo video particolare, perché non è un fumetto, è un libro, ma parla di fumetti, perché parla della storia della Marvel. Marvel, 80 meravigliosi anni, la vera storia di un fenomeno della cultura pop. Pubblicato da Panini Comics in edizione cartonata. Ma prima di iniziare, condividete il video, lasciate un bel like, commentate, fate girare il mondo virtuale, il nome del mondo virtuale in giro, perché se voi ci fate conoscere, noi vi portiamo sempre nuovi video così. Questo qua, per tutti gli amanti della Marvel, è veramente un must. Se siete specialmente dei ragazzi novizi, dei nuovi lettori, dovete assolutamente prendere questo volume e leggerlo, perché vi aprirà un mondo. Io, che leggo Marvel da un bel po' di anni, tante nozioni, tante cose dentro le sapevo già. Però per chi arriva in questo mondo dei supereroi, specialmente in questo mondo Marvel, leggere questo libro, perché di questo si tratta, saggio, chiamatelo come volete, è una figata. È scritto benissimo, è scritto in maniera semplicissima e ti fa capire quanto importanti e quanto studio c'è stato e quanta anche cultura americana c'è dietro il supereroe. E non è una cosa da sottovalutare. Anno dopo anno, decennio dopo decennio, la Marvel ha saputo rinnovarsi e restare sulla cresta dell'onda in base ai problemi culturali, socioculturali che il mondo le presentava. Quindi avere un'idea generale del perché è nato un determinato personaggio, del perché hanno deciso di fare una determinata storia, anche gli scrittori, gli autori, i disegnatori e tutto quello che vi viene in mente della Marvel qua dentro viene spiegato e vi viene un po' data un'idea generale di come lavora la Marvel o di come comunque ha lavorato, perché nel corso degli anni anche il metodo di lavoro, anche la Marvel stessa ha avuto un incremento da casa produttrice di fumetti piccolissima, diventa una casa mastodontica e dopo verrà acquistata dalla Disney, eccetera eccetera. Quindi è un po' la storia del nostro mondo, la storia del background di tutto quello che io vi spiego nel canale, di tutto quello che anche Dalm vi spiega nel canale. Quindi leggere questo volume è interessante per voi, per una infarinatura generale su questo mondo. Cioè, non prendete sempre i fumetti dei supereroi come fumetti di intrattenimento e basta. Sono anche cultura, sono anche dei media molto forti per sensibilizzare il pubblico. La Marvel lo ha fatto nel corso degli anni e sono convinto lo farà per sempre. Dall'odio razziale, dai matrimoni gay, da il bullismo e tutto quello che vi viene in mente, dentro i fumetti Marvel troverete questa roba qua e troverete anche questi argomenti qua. Sono argomenti particolari, argomenti difficili anche da trattare, ma spiegati veramente in maniera particolare e bene all'interno dei fumetti. Questo volume è perfetto perché con la nascita della casa delle idee, con la nascita anche di tutti i vari personaggi, capite perché sono nati e capite perché magari Stan Lee o chi ha inventato tutti i vari personaggi nel corso della storia della Marvel ha fatto quelle storie lì. Bello, interessante e ovviamente non è la prima volta che vediamo un volume del genere. Ne sono stati scritti a bizzeffe, ne sono stati scritti non solo da Panini ma anche in varie case, anche in varie lingue, anche in inglese ne troverete 250 milioni. Però questa della Panini Comics è un'edizione veramente bella, che è anche semplice e con un costo contenuto riesce a farvi capire perché è importante questa casa. Io, dal canto mio, l'ho letta e l'ho trovata molto interessante. Come ripeto, tante cose, specialmente per i più esperti, saranno già risapute e anche dette, ridette. Però per chi legge Marvel per la prima volta o per chi comunque è più piccolino non si è mai fatto una cultura generale della Marvel, leggere questo libro, questo saggio, chiamatelo come volete, è una cosa interessante, tanto più che la veste grafica è molto bella, molto colorata e con tante immagini, riferimenti, copertine, foto degli autori, foto degli scrittori, eccetera. Io l'ho trovato realizzato benissimo, stampato da Dio, quindi
ve lo consiglio a cuore aperto. Fatemi sapere se esistono altri libri così per le, o anche altre cose che avete letto di altre case, eccetera, qua sotto nei commenti. Iscrivetevi al Mondo Virtuale Official Channel ovunque, su tutti i nostri social. Dalm vi saluta, utilizzate il nostro hashtag Io Sono Virtuale, e da Maga per oggi è tutto. Ciao ragazzi, e viva i supereroi, perché sono cultura. Ciao ragazzi!